Domenica 9 dicembre 2018, in questo clima natalizio la pubblica assistenza è grande festa. Viene inaugurata la nuova ambulanza con un mezzo attrezzato. Con noi il presidente Grazie Clode. Grazie. Io sì, volevo ricordare che oggi è una giornata particolare perché abbiamo inaugurato due mezzi, un'ambulanza e un mezzo attrezzato, perché l'associazione ha bisogno di rinnovarsi, ha bisogno di tenere sempre mezzi tecnologicamente sempre all'avanguardia, e questa è stata, come 2 anni e mezzo fa, la giornata ideale per poter presentare ai nostri toritesi e non solo i nuovi mezzi che abbiamo potuto prendere uno o due giorni fa, l'ambulanza e il mezzo invece attrezzato circa 2 mesi fa. Niente, abbiamo dovuto fare questa scelta perché i mezzi si consumano, si usurano e tecnologicamente devono essere sempre all'avanguardia, perché con le nuove normative che ci sono a livello di ASL ci dobbiamo tenere sempre aggiornati per poter sopperire alle richieste che tutta la popolazione ci fa continuamente e cercare di adempiere al meglio a tutto questo. Oggi abbiamo anche la fortuna di avere con noi il presidente regionale Dimitri Bettini, al quale io passerei la parola così può spiegare anche meglio l'integrazione dei nuovi mezzi nel contesto sociale e dell'associazionismo. Sì, grazie, buongiorno, siamo qui a Torrita, una delle associazioni più importanti della provincia di Siena delle pubbliche assistenze, portando anche l'ideale saluto delle altre 161 toscane, perché quando si inaugurano mezzi nuovi è sempre una festa sia per i cittadini che ne beneficiano, ma anche per i soci e i volontari che a coronamento del loro lavoro vedono un rinnovamento tecnologico, un adeguamento anche funzionale di quelli che sono i mezzi di un sistema 118 che, ricordiamo, è sempre migliorabile, ma quello nostro toscano è uno dei più capillari, migliori, che garantisce appunto una copertura anche nei centri urbani più piccoli assolutamente rilevante. Qui, insomma, al cospetto del presidente Grazie c'è gran parte della popolazione, tutti i volontari, e che in qualche modo stanno a testimoniare come pubblica assistenza non sia solo servizio sanitario d'emergenza urgenza, ma anche un elemento di socialità e di convivialità che ne fanno un tassello fondamentale delle comunità in cui insistono, piccole o grandi che siano. E quindi l'augurio è di ritrovarsi fra un altro paio d'anni con altri nuovi mezzi e magari ulteriori sviluppi. Grazie.